Eccoci, ottimo. Allora, nelle prime parti noi abbiamo visto come calcolare il valore di un'azione e calcolare anche il valore di un'obbligazione, e anche nei criteri di valutazione degli investimenti abbiamo visto un concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è che quando si vuole calcolare il valore di un investimento, di un progetto, eccetera, quello che si va a fare è il valore attuale dei flussi che quel progetto, quell'investimento, eccetera, andranno a generare nel futuro, negli anni prossimi, insomma, che verranno. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è andare a introdurre, diciamo, tutto questo percorso, però per valutare un'azienda. Quindi se noi per calcolare il valore di un'obbligazione andiamo a fare il valore attuale dei flussi, adesso noi vogliamo andare a calcolare il valore di un'azienda e quindi dovremo andare a fare il valore attuale dei flussi che quell'azienda genererà. Diciamo, questo è l'obiettivo finale. Per fare questo noi abbiamo bisogno, uno, dei flussi, due, di un tasso di sconto, ok, la nostra R, adeguata a scontare, a calcolare il valore attuale di quei flussi. Quindi qual è il programma futuro? Il programma futuro è questo. Allora, prima cosa, andremo a trovare i flussi che genera l'azienda. Ma per trovare i flussi che genera l'azienda, prima dobbiamo imparare a fare la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico. Ok, che è quello che faremo oggi. Oggi noi avremo uno stato patrimoniale e un conto economico. Andremo a fare la riclassifica o la riclassificazione. Perché? Perché poi la riclassificazione sarà per noi fondamentale per calcolare i flussi dell'azienda. Ok, questo è il legame. Dopo aver fatto questo, quindi dopo aver fatto la riclassificazione e aver sfruttato la riclassificazione per trovare i flussi dell'azienda, l'obiettivo nostro è andare a trovare la giusta R, quindi il giusto discount rate, il giusto tasso di sconto, tasso di attualizzazione. Per fare questo, allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto andare a introdurre la parte di un po' più di finanza, un po' più di gestione del portafoglio, capire quali sono i rischi, il modello del CAPM, eccetera eccetera, che vedremo in futuro, che ci faranno da base per capire come trovare R, che faremo proprio nell'ultima parte finale, perché R dipende soprattutto dal rischio, quindi dipende dalla struttura finanziaria di un'azienda, quanto debito ha, e lì andremo a introdurre anche Modigliani Miller, eccetera eccetera. Quindi questo è giusto per darti una panoramica. L'obiettivo nostro finale è calcolare il valore dell'azienda, quindi ci servono flussi e R. Per calcolare flussi dobbiamo andare a riclassificare lo stato patrimoniale e conto economico, che facciamo oggi. Prossima volta useremo la riclassificazione per trovare questi flussi e poi dopo ci concentreremo su R. Per fare R, prima di, diciamo, andare a vedere come calcolare R, dobbiamo fare un'introduzione, dobbiamo fare una parentesi su quello che è la gestione del portafoglio quando si fa un investimento, perché da lì ci saranno tante informazioni che ci serviranno poi dopo. Ok, quindi dopo questa intro adesso andiamo alle slide e soprattutto al PC, perché le slide ci faranno da supporto, ma poi splitterò lo schermo del PC e avremo sia le slide sia l'Excel. Perché questo? Perché, come sai, io questo corso l'ho voluto fare andando a inserire anche Excel, perché molte volte quando si fa finanza si fa con Excel. Quindi non sapevo se fartelo questo lavoro, se farlo con la lavagna e le slide o farlo con Excel. Quindi ho deciso di fare entrambi, giusto per darti più valore possibile. Quindi cosa vuol dire? Nelle slide troverai la parte fatta a mano, ok? Nel caso in cui il tuo esame, il tuo esercizio fosse a mano, trovi nelle slide la parte fatta a mano. Quello che faremo noi sarà guardare la parte fatta a mano e rifarlo insieme su Excel, ok? Così avrai entrambi, la parte fatta a mano e la parte fatta con Excel. Dunque, senza perdere altro tempo, andiamo con le nostre slide, con le nostre Excel, con tutto quello che c'è da fare. Via! Ok, quindi, come dicevamo, il calcolo dei flussi ci serve per poter calcolare il valore di un'azienda, progetti, investimenti, eccetera. Perché? Perché, come sempre, infatti di nuovo, ciò che è fondamentale è che il prezzo valore di uno strumento finanziario è il valore attuale dei flussi che quello strumento finanziario produce nel tempo. Per fare questo dobbiamo riclassificare stato patrimoniale e conto economico. Allora, immaginiamo uno stato patrimoniale in questo modo.
dove noi abbiamo crediti verso soci, in questo caso sono a zero. Le nostre immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, qui ti ho messo nette. Cosa vuol dire nette? Nette vuol dire al netto del fondo ammortamento. Tu sai che quando compri un'immobilizzazione, ok, tu hai il valore, il costo storico, cioè quanto hai pagato quell'immobilizzazione, e ogni anno hai il costo dell'ammortamento, cioè vai ad ammortizzare il valore dell'immobilizzazione. Questo ammortamento annuo va in un fondo che si chiama fondo ammortamento. Ecco, questi valori che vedi sono la differenza tra il costo storico, quindi quanto l'hai pagato all'inizio, e il fondo ammortamento che si è accumulato negli anni. È il netto, ok? Detto anche valore contabile. Poi abbiamo l'attivo circolante, dove abbiamo rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide, rate e risconti. Ora, come vedi, noi siamo andati a inserire questi dati, o comunque questi dati ci vengono dati dal testo, come partendo da quelli con durata maggiore, perché le immobilizzazioni hanno una durata maggiore di un anno, per quello che si chiamano immobilizzazioni, fino all'attivo circolante, che teoricamente è tutto ciò che tu puoi trasformare in denaro entro un anno, ok? E poi rate e risconti. Dall'altra parte, nel passivo, il concetto della scadenza è la solita, cioè qui noi siamo partiti da ciò, dalle attività che durano di più nel tempo, e da quest'altra parte del passivo partiremo da quegli elementi del passivo che hanno scadenza più lontana. Infatti noi partiamo dal patrimonio netto, che diciamo ci sono quelle voci che non hanno scadenza, perché patrimonio netto, se un azionista mette del capitale, non c'è una scadenza, tu non gli devi rendere quei soldi. E infatti noi partiamo dal patrimonio netto con il capitale, che è il capitale messo dagli azionisti, dai soci, dai possessori dell'azienda, 20.000, le riserve, ok, 9.200, e il risultato netto dell'esercizio, 8.500 euro. Poi abbiamo fondi per rischi e oneri, che sono, diciamo, quel fondo, come se fosse quel salvadanaio, dove tu ogni anno metti un tot per rischi e oneri futuri, ok. TFR, che sta per trattamento fine rapporto, che praticamente è anche questo, è come se fosse il salvadanaio del trattamento fine rapporto, cioè tu ogni anno hai un costo che è il costo del TFR, e metti all'interno di questo bacino, all'interno di questo salvadanaio, ok, che è il fondo TFR, o lì lui lo chiama TFR e basta. Nel momento in cui un dipendente si licenzia o comunque va in pensione, tu gli dai il trattamento di fine rapporto prendendo da questo salvadanaio. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! E poi abbiamo i debiti finanziari a breve, debiti commerciali a breve, debiti finanziari a medio-lungo, tributari e debiti di funzionamento, e poi rate e risconti. Ora, noi dobbiamo andare a riclassificare questo, e la struttura che possiamo utilizzare è questa qua, ok? Oppure meglio, questa seconda, questa è ancora più sintetica, ok? Comunque guardiamolo una alla volta. Quello che noi facciamo passando da qua a qua è una riclassificazione che va, diciamo, ad aggregare varie voci. Allora, la prima cosa che noti è che l'ordine è cambiato, cioè mentre prima noi avevamo prima le immobilizzazioni e poi l'attivo circolante, adesso noi andiamo a mettere prima di tutto ciò che è veramente immediato, quindi le disponibilità liquide, poi le disponibilità differite, che praticamente sono i crediti a breve termine, e poi le rimanenze di magazzino, perché se noi dovessimo trasformare in liquidità il nostro attivo circolante, ok, come velocità, la velocità è, vabbè, le disponibilità liquide sono già liquide, quindi ovviamente sono come se fossero le più veloci a essere trasformate in cash, perché sono già liquide. Poi abbiamo i crediti verso clienti, che vengono considerati più veloci rispetto alle rimanenze, cioè per vendere delle rimanenze solitamente ci metti di più rispetto a riscuotere un credito, ok, questo in linea generale. Quindi se noi dobbiamo cambiare l'ordine e mettere dalle più veloci alle più lente nella sezione delle attività, noi avremo le disponibilità liquide, poi differite, rimanenze e le immobilizzazioni alla fine. Ok, questo è l'ordine, quindi abbiamo cambiato l'ordine. Dall'altra parte, solito discorso, abbiamo cambiato l'ordine, partiamo dalle passività a breve vuol dire che teoricamente tu devi ripagare entro l'anno,
passività medio-lungo, quindi quelle passività che tu devi pagare non entro l'anno, quindi oltre l'anno, e poi il patrimonio, che non ha scadenze e quindi ovviamente è il più lento, va da ultimo. Quindi proviamo a fare questo con il nostro Excel e andiamo intanto a riscrivere quello che era il nostro stato patrimoniale iniziale. Quindi stato patrimoniale iniziale, noi avevamo prima i crediti verso soci, crediti verso soci che non ci interessa. Poi abbiamo le mobilizzazioni che sono immateriali, poi materiali e poi finanziarie. Ok, poi abbiamo l'attivo circolante con le rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide e poi rate e risconti. E questo, diciamo, è la nostra è la parte dell'attivo. Ok, quindi questo, vediamo se riesco a mettiamolo qua. Qui, questo è il nostro attivo, e crediti verso soci abbiamo detto che sono 0. Poi le immateriali sono 8.200, poi le materiali sono 43.500, poi abbiamo 3.000, ok, poi le rimanenze sono 18.500, poi abbiamo 10.200, attività finanziarie 0, 1.050 e 350. Ok, andiamo a fare adesso il passivo, quindi questo possiamo anche dargli una, per essere più precisi, un bordo destro. Ok, e nel passivo abbiamo il patrimonio netto, dove abbiamo il capitale, le riserve e il risultato netto dell'esercizio, quindi il risultato netto. Poi abbiamo i fondi per rischi e oneri, poi abbiamo il TFR, e poi abbiamo i debiti, dove abbiamo debiti finanziari a breve, poi abbiamo commerciali a breve, vedremo la differenza dopo perché è importantissimo, finanziari a medio lungo, tributari, altri debiti di funzionamento che sono simili ai commerciali, e poi abbiamo i ratei e risconti. Ok, quindi allora questo lo allunghiamo un attimo. Ok, poi lui, questo lo mettiamo in grassetto. Queste sono le nostre voci, vediamo l'euro, e poi mettiamo che il capitale era, abbiamo detto, 20.000. Poi 9.200 erano le riserve, il risultato era 8.500, poi questo 100, 12.200, TFR è 12.200. I nostri debiti saranno finanziari a breve 9.900, 7.800, 16.000, 800, 300 e debiti, questo è 0. Anche qua gli diamo il nostro euro. Ok, e ci siamo. Ovviamente il totale dell'attivo, che è la sommatoria di questo, deve essere uguale ovviamente al totale del passivo. Quindi totale passivo, eccoci qua, ovviamente sono identici. Perfetto, adesso noi vogliamo andare a fare la riclassifica di questo nostro stato patrimoniale iniziale. Ok, vediamo se riesco. Volevo fare una cosa, unisci e centro, top. Ok, quindi noi dobbiamo andare a fare la riclassifica di questo. Come facciamo? Allora, dobbiamo andare, come abbiamo detto, facciamo quindi la riclassifica. Questa è la prima riclassifica, perché come abbiamo visto ce ne saranno due da fare. Allora, la prima riclassifica è abbastanza semplice. Quello che facciamo è, prima di tutto, invertire l'ordine di scadenza, e quindi noi partiamo dalle disponibilità liquide immediate. Ok, poi ci saranno le disponibilità liquide differite,
E poi abbiamo le rimanenze, e poi da ultimo le mobilizzazioni. Perché facciamo una cosa del genere? L'obiettivo della riclassificazione è rendere tutto molto più semplice, a colpo d'occhio si riesce a capire le grandezze, quelle più importanti, e in più, esatto, cioè lo stato patrimoniale è molto 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 dettagliato solitamente, soprattutto dal codice civile, poi dopo nella seconda parte del corso faremo un esercizio un pochettino più difficile, quindi se è molto dettagliato, e per fare certe analisi non ci serve così nel dettaglio, ci servono le macro aree, cioè ciò che è realmente importante, andando a un po' ad aggregare alcune voci, come quello che faremo adesso. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!